Ciao belle donne, benvenute su Women Chic. Eccoci tornati in un nuovo episodio di News Ricomprati, la rubrica dedicata ai prodotti che acquisto perché mi ci trovo sempre bene, per me sono dei top indispensabili e nel frattempo ci metto anche delle novità che sono sempre le mie preferite. E vi lascio qui la playlist con tutti gli altri episodi per vedere insomma quali sono i prodotti che compro e ricompro. Stavolta ne ho approfittato anche dei vari sconti del Black Friday e vi mostrerò un bel po' di cose, ma prima di iniziare con i prodotti beauty volevo mostrarvi dei prodotti che mi sono stati inviati. Questa volta parliamo di gioielli, di bijou, visto che ho notato che vi piacciono molto, e anche dei bijou vi lascio qui la playlist, ed è un sito che in realtà non si occupa solo di bijou ma di repliche di prodotti di brand di lusso come borse, portafogli, gioielli, accessori. Il sito si chiama Fantabiz. Io vi lascio giù in info box il link, avete anche un codice sconto del 5% che vi lascio qui in sovrappressione ma anche in info box, chiaramente non affiliato, ed è un sito appunto che riproduce borse, accessori eccetera eccetera dei brand di lusso, quindi Gucci, Cartier, Bulgari eccetera eccetera eccetera. Sono stata contattata però chiaramente sia per il concept del canale che si occupa di beauty, e vi avevo introdotto da pochi bijou, ho deciso di prendere i gioielli, e poi ecco, io non sono poi particolarmente appassionata di borse e portafogli, e in particolare quelli di lusso non mi attirano, né originali né repliche né alternative, perché ecco, in questo sito vedrete che non avrete prodotti originali ma delle alternative a chi non vuole spendere molto, a chi non interessa comprare il prodotto originale ma avere dei prodotti comunque belli, repliche di brand lussuosi. Allora andiamo al dunque. Allora, io ho scelto un bracciale, una collana e gli orecchini. Allora, innanzitutto vi arrivano tutti con la loro scatolina e la loro bustina. Io ho scelto una riproduzione di un bracciale di Cartier che vi arriva con la sua bustina, poi la sua scatolina fatta benissimo, quindi in questo modo, vedete, fatta così di velluto dentro, che comunque è anche custodita in questa scatolina. Vi arriva il gioiello custodito nella custodina, che è questa di plastica per non farlo rovinare, e poi il suo certificato, eccolo qui. Il gioiello che ho preso è questo bracciale, e lo potete trovare sia in oro giallo, oro rosa che argento, ve lo faccio vedere meglio qui, ed è questo bracciale rigido, quindi famosissimo di Cartier, che devo dire mi piace molto. E altro gioiello che ho preso sono questi orecchini, che ve li mostro qui da vicino, di Chanel, riproduzione di Chanel, ve li faccio vedere anche qui da vicino, sono a bottoncino simil cuscinetto, e anche questi vi arrivano nella sua bustina, nella sua scatolina che stavolta è fatta così, quindi si apre e dentro avete gli orecchini, e anche questa volta trovate Chanel, quindi questa la sua garanzia, e gli orecchini sono custoditi in questa plastichina. L'ultimo gioiello invece che ho scelto è questa collana di Bulgari, quindi faccio vedere da vicino il classico anellino, la collana poi ha tutti i suoi cerchietti, anche questi griffati per poter scegliere la lunghezza, ve lo mostro anche questa da vicino, eccola qui, e anche questa vi arriva nella sua bustina, nella sua custodia, ecco qui, fatta anche questa molto bene di velluto, poi con il suo certificato di garanzia e nella sua plastichina. Ecco, insomma, comunque diciamo che sono dei bei gioielli che fanno figura. Ora, per chi, ripeto, non fosse particolarmente fissato con questi brand originali, insomma, sono delle belle riproduzioni, sono fatti molto bene, curati in ogni dettaglio, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito anche per le appassionate di borse e portafogli, accessori, perché ce ne sono veramente delle belle. Ok, allora andiamo ora al beauty.
partirei dai setting spray, perché vi avevo parlato in un precedente video, anzi quello dedicato a MAC, che magari vi lascio qui sulla collezione natalizia e sui acquisti che ho fatto. Vi ho detto che avevo preso due setting spray di MAC, quello nuovo, lo Stay Over, che l'ho preso in Mini Italia per provarlo, e devo dire che mi piace moltissimo, perché finalmente abbiamo un erogatore spray con una bellissima nebulizzazione sottilissima e fissa abbastanza il make up, toglie bene la polverosità e devo dire che come setting spray finale mi piace molto. Però ho ricomprato anche il Magic Radiant, di questo ve ne avevo parlato, la vitamina C l'avevo già utilizzato e finito, perché mi piace molto da utilizzare quando setto il fondotinta, quindi prima di fare il resto del make up, per fondere bene insieme la cipria col fondotinta, quindi togliere la polverosità della cipria, e poi avendo al suo interno il complesso di vitamina C dona luminosità. Ha questo orrendo difetto che invece questo, la nebulizzazione, non ce l'ha per niente sottile, quindi se vi schizzano delle gocce rischia di fare macchia. E per esempio qui oggi, quando poi ho messo il blush, mi ha fatto una macchietta, e questa cosa mi dà molto fastidio. Però per quanto riguarda il suo potere di luminosità e di togliere la polverosità della cipria, mi piace molto. E altri setting spray che ho preso, e stavolta parliamo uno più pensato per la base, questo nuovo di Smashbox, il Finish Revitalize, che è considerato come 8 in 1 perché si può utilizzare sia come primer, perché rivitalizza la pelle grazie al suo complesso anche questo di vitamina E e di C, poi rimpolpa la pelle, nutre grazie appunto alle vitamine che vi ho detto, bilancia anche l'olosità della pelle, e poi crea una barriera protettiva, illumina la pelle, rinfresca, rivitalizza, e poi lo potete utilizzare anche per settare il make up. Questo, anche questo, è una bellissima nebulizzazione, quindi lo potete usare sopra, sotto, mi sta piacendo molto, soprattutto da utilizzare per preparare la pelle al make up, quindi questo lo utilizzo più come primer che come setting. E poi ho riacquistato, appunto, ho ricomprato la Mini Italia del The Professional, questo setting spray di Benefit, che devo dire mi piace, oltre alla nebulizzazione anche questa è molto bella, e mi rinfresca molto il make up, si vede leggermente che levi i pori, però a me piace più che altro come fissatore di trucco. E poi infine questo uscito nuovo in casa Yves Rocher, che devo dire che come setting spray non mi sembra faccia durare molto il make up, come base così lo utilizzo durante la giornata oppure uscire, perché questo è anti pollution e anti luce blu, quindi diciamo che lo metto, lo sovrappongo per proteggere la pelle. Come fissatore non mi sembra granché, però comunque per rinfrescare appunto e proteggere la pelle, niente male. Quindi ho fatto una scorta di setting spray perché l'avevo quasi terminati tutti, e a seconda del momento utilizzo quello che mi sembra più opportuno. Di novità, che non è una novità, ho deciso di comprare finalmente questo osannatissimo fondotinta di NARS, ne avevo sentito parlare tantissimo. Si tratta del Light Reflecting Foundation, ve lo mostro qui in applicazione perché sapevo che era un fondotinta osannato ovunque, che dona luminosità alla pelle, e poi a lungo andare con i suoi ingredienti attivi perfeziona la pelle donando più tonicità. Come potete notare, l'ho applicato a mezzo viso col pennello e si stende molto bene, sull'altra metà del viso con la spugnetta. Forse preferisco più l'applicazione con la spugnetta perché il fondotinta, come avete potuto notare, non ha un'alta coprenza, quindi diciamo che per i miei gusti, dovendo coprire delle macchie, delle discromie, non è il fondotinta adatto. Però poi con delle varie sovrapposizioni, perché è modulabile, riesco ad arrivare a una media coprenza, e poi vabbè, chiaramente con il correttore faccio il resto. Questo comunque è l'effetto finale, molto luminoso. Io, avendo la pelle mista, comunque lo setto, questo è il risultato settato, e dopo 2-3 utilizzi, e vi dico che anche il fondotinta che indosso, devo dire che col passare delle ore si fonde benissimo con la pelle, leggero, non fa crepe, non dura tantissimo tra l'altro, e devo dire che anche se l'unico difetto che ha, che non ha alta coprenza, che poi per i miei gusti, devo dire che è un fondotinta magnifico, sottile, elastico, duraturo, che perfeziona la pelle, che dà luminosità nonostante io lo incipri per non far lucidare, e quindi confermo la bontà, diciamo, di questo fondotinta. Devo dire, se fosse un po' più coprente, sarebbe il fondotinta della vita per me.
Andiamo a delle novità e poi passiamo a degli altri ricomprati. È uscita la collezione di Essence Villains, quindi delle streghe cattive della Disney, che esce ogni anno. Questi sono i pezzi, sempre bellissimi, però ecco, le palette occhi, avendole prese insomma delle vecchie collezioni, poi mi rendo conto che le utilizzo poco, quindi ho deciso di prendere solo i pennelli, perché i pennelli di Essence costano poco e rendono tanto, sono buonissimi, e li ho presi tutte e tre. E c'è questo pennello qui, fantastico, perché non ne avevo di questa grandezza, ha delle setole medie, quindi utile secondo me per settare le polveri. Molto bello il manico, ora essendo lucido non lo vedete, ma c'è la strega di Biancaneve. Poi sono carini perché sono contenuti sempre nei cilindretti. E poi ho preso due pennelli occhi, uno per l'applicazione degli ombretti, che è questo qui, e ha disegnato qui Ursula, ora non si vedrà mai, ma credetemi, c'è Ursula. E poi quello da sfumatura, che comunque sono sempre molto utili, che è questo qui, con disegnata stavolta, qui c'è Scar e Re Leone, ok? I pennelli servono sempre, soprattutto quando sono sporchi e non c'è tempo per lavarli, sempre molto belli, se sono di buona qualità a basso prezzo, come quelli di Essence, ve li consiglio. Allora, andiamo a Nabla, dove ho fatto un po' di scorta col Black Friday. Allora, di novità di Nabla ho preso questo matitone, quindi questo Cupid's Arrow. Io vi avevo mostrato nel video precedente quello dedicato ai kit natalizi, che ho preso quello in verde militare, diciamo così, quello khaki, nel kit, dove gli altri due Cupid's Arrow non le avevo. Questo lo potete trovare anche nel kit con altri due Cupid's Arrow, di cui le colorazioni già le possedevo, quindi l'ho preso singolo. E questo bellissimo celeste, questi colori appunto pastello, che io li utilizzo tanto, mi piace fare i trucchi colorati, e come vi ho detto mille volte, sono dei matitoni favolosi, perché durano tutto il giorno, li potete mettere nella rima, sulla palpebra mobile, li potete utilizzare come base, si fissano e non si muovono, quindi sono tra i matitoni miei preferiti. Dei ricomprati ho ripreso l'Angel Aura, cioè il famoso primer in serum, che potete notare che ho finito fino all'ultimo goccio, e l'ho ricomprato. Questo primer l'ho utilizzato tantissimo, perché veramente perfeziona la pelle a lungo termine. Eccolo qui, e ve lo faccio vedere, illumina la pelle. Faccio vedere quello nuovo, perché quello vecchio, ecco, non esce più. Dona glow alla pelle senza ungerla, è veramente bellissimo. E poi contiene al suo interno peptidi, acido ialuronico, biopolimeri, estratto di rosa damascena, quindi comunque ha tanti principi attivi per migliorare la pelle, sia nell'immediato, quindi durante la giornata viene rimpolpata e idratata, e poi anche a lungo termine, devo dire che ho notato anche dei miglioramenti a livello di tonicità della pelle. Poi ho acquistato la cipria in polvere libera per settare il make-up. Vedete, io fino all'ultimo goccio, anche il setter tolgo per utilizzare fino all'ultimo goccio. Mi piace tantissimo per settare il correttore, per la zona T, leviga tantissimo, anche quella compatta sapete che l'adoro, perché leviga tanto. Sono le mie cipre preferite in assoluto, quelle di Nabla, sia compatta che in polvere libera. Ho preso un altro Regeneration correttore, io ancora ne ho un ennesimo in utilizzo, e lo utilizzo tutti i giorni prima di mettere il fondotinta, e è un correttore bellissimo perché si uniforma con la pelle. Potete utilizzarlo anche senza fondotinta, perché quando lo sfumate veramente sembra la vostra pelle, idrata e copre, perché anche questo ha dei trattamenti attivi a lungo termine. Devo dire che è elastico, non va nelle pieghette, è veramente ottimo. E poi ho acquistato il mio eyeliner preferito, il Serial Liner, anche perché è un eyeliner che dura tantissimo. Ora io l'ho quasi finito, quando si finisce vedete le setole cominciano un po' a spelarsi, ma comunque scrive proprio fino alla fine, riuscite a fare linee sottili, più grosse, scrive su glitter, scrive su ombretti in perla, riuscite a maneggiarlo facilmente. Ormai di questo ve ne ho parlato in mille video, è il mio eyeliner del cuore. Bene, quindi questi sono i prodotti che volevo mostrarvi oggi, e naturalmente rimanete sintonizzati, perché ho fatto altri acquisti, ma essendo novità natalizie ve li mostrerò nell'ultimo video dedicato alle collezioni natalizie. Ciao!